Come lavare frutta e verdura? Molte persone si lanciano in lavaggi di frutta e verdura assurdi, comprano prodotti di ogni genere specie, tengono le verdure a mollo col bicarbonato, sciacquano, strizzano, lavano, strisciano, fanno di tutto e di più sperando di purificare e sanificare la frutta e verdura. Uno studio pubblicato sulla rivista Food Science and Nutrition ha rilevato come lavare frutta e verdura sotto l'acqua o immergendole nell'acqua non riduce di molto la carica batterica eventualmente presente. Un altro studio ha invece rilevato come l'utilizzo di prodotti per la pulizia di frutta e verdura sia assolutamente inefficace e anzi sia molto più efficace sciacquare la verdura sotto l'acqua corrente. E addirittura appunto si raccomanda di non utilizzare i prodotti per il lavaggio di frutta e verdura, che sono assolutamente abbastanza inutili e anzi, se usati male possono essere anche tossici. Quindi questi due studi sono abbastanza. Uno dice che se lavo frutta e verdura solo con l'acqua non la sto purificando, un altro dice che invece se la lavo con l'acqua faccio meglio che utilizzare i prodotti. Che devo fare? Allora, il punto è che frutta e verdura sono probabilmente, anzi quasi sicuramente, contaminati da soprattutto Escherichia coli, che è un batterio che noi abbiamo nell'intestino, ma al di fuori dell'intestino risulta patogeno. Il punto è che la carica batterica presente in frutta e verdura è bassissima, quindi la probabilità di stare male è veramente bassissima. Quindi lavare o non lavare frutta e verdura da questo punto di vista non fa grandissima differenza. Il nostro sistema immunitario è perfettamente in grado di tenere a bada qualunque potenziale patogeno ci sia su frutta e verdura, a meno che non sia veramente contaminata, quindi con una carica batterica elevatissima. Allora lì non ci sono prodotti che tengano e acqua che tenga, e in quel caso staremo male, ma sono eventi talmente rari da essere abbastanza irrilevanti. In realtà però noi dovremmo lavare frutta e verdura sotto l'acqua corrente, ma questo per una questione di buonsenso. Frutta e verdura stanno spesso esposte all'aperto, quindi dove chiunque può maneggiarli, dove accumulano polvere. Molte verdure vengono raccolte dal terreno, quindi possono contenere tracce di terra o comunque dello sporco che quindi va lavato in maniera molto semplice, appunto, sotto l'acqua corrente. Quindi è sufficiente lavare frutta e verdura sotto l'acqua corrente e poi asciugarla con un panno pulito e magari sfregarla in alcuni casi in modo tale da rimuovere tutte le particelle di sporco ed eventualmente parte della carica batterica. E questo qua diciamo che in linea di massima è il metodo più efficace per pulire frutta e verdura. Poi ovviamente bisogna adattarsi da prodotto a prodotto. Se prendiamo una mela che è dura, quindi con la buccia esterna, la polpa compatta, se la laviamo sotto l'acqua corrente, la sfreghiamo per bene e poi la asciughiamo anche con un po' di vigore con un panno pulito, non la stiamo danneggiando. Ovviamente prendiamo magari un frutto più delicato e rischiamo di spappolarlo, quindi anche lì dobbiamo stare un pochino più attenti a come maneggiamo varie tipologie di frutta e verdura. Per la frutta e verdura che per esempio non possono essere maneggiati con particolare vigore, tipo ad esempio le fragole, come ci dobbiamo comportare? Nei casi di alimenti delicati è indicato un lavaggio subito prima di essere mangiati. Mi raccomando, sottolineiamo il subito prima, perché ovviamente se noi laviamo delle fragole ore prima o giorni prima e le lasciamo con quell'umidiccio addosso, in quel caso i batteri fanno festa e si moltiplicano in maniera incontrollata, perché nell'ambiente umido proliferano molto velocemente. Quindi le fragole o comunque gli alimenti delicati vanno lavati immediatamente prima di essere consumati, quindi li laviamo e li mangiamo. Ovviamente in tutti questi passaggi di lavaggio, strofinatura, asciugatura e quant'altro, dobbiamo avere l'accortezza di avere noi per primi le mani pulite, perché altrimenti se abbiamo le mani sporche stiamo contaminando quello che tocchiamo e tutto ciò che utilizziamo per toccare appunto frutta e verdura deve essere pulito dallo scolapasta, ovviamente allo strofinaccio che usiamo per asciugare. Cose che non servono a niente sono per esempio l'utilizzo di un pennello per spennellare frutta e verdura da possibili residui di terra o altro, basta appunto sciacquare. Non serve immergere in acqua nella frutta e nella verdura, men che meno serve l'utilizzo del bicarbonato, che molte persone pensano che sia un disinfettante, in realtà non disinfetta proprio niente ed è fondamentalmente inutile nella pulizia di frutta e verdura. E il punto è che c'è scritto anche sulla confezione: questo prodotto non serve a disinfettare. Quindi non utilizzatelo per quei motivi lì, si utilizza per altri motivi in cucina il bicarbonato, ma sicuramente non per lavare frutta e verdura.
Altra cosa, molte persone hanno paura dei pesticidi, quindi pensano di purificare frutta e verdura dai pesticidi facendo dei lavaggi assurdi che magari spesso vanno a danneggiare la frutta anziché pulirla veramente. Diciamo che i livelli di pesticidi presenti non sono assolutamente dannosi per il nostro organismo perché sono tenuti a livelli assolutamente bassi e al di sotto di qualsiasi soglia potenzialmente dannosa, quindi ci sono delle leggi che regolamentano questa caratteristica di frutta e verdura come tantissime altre caratteristiche, quindi da quel punto di vista non dobbiamo preoccuparci. Però al massimo in queste situazioni si può pensare di comprare frutta e verdura bio che utilizzano sicuramente meno pesticidi o comunque pesticidi diversi da quelli utilizzati dalla grande produzione. Però in ogni caso l'uso dei pesticidi non è un problema per la salute perché, ripeto, la quantità nel prodotto finito è assolutamente irrilevante per la nostra salute e per il nostro organismo non fa assolutamente differenza perché appunto ci sono delle leggi molto molto restrittive che regolamentano questa cosa. Altra cosa da non fare mai è lavare i prodotti sui quali è esplicitamente scritto già lavato oppure pronti da mangiare. Prendiamo ad esempio le insalate in busta dove c'è scritto prodotto già lavato. In queste situazioni non bisogna lavare ulteriormente il prodotto perché anziché purificarlo rischiamo di contaminarlo, perché essendo già lavato lui è pronto per essere mangiato. Se noi lo trattiamo con acqua, tocchiamo con le mani o facciamo altro, rischiamo di peggiorare la situazione anziché migliorarla. Quindi se un prodotto è già pronto per essere consumato così com'è, consumiamolo così com'è. Quindi, definitiva, cosa dobbiamo fare? Sciacquare frutta e verdura sotto l'acqua corrente e poi asciugarli con un panno pulito. Fine dei giochi, non bisogna fare nient'altro, in questo modo frutta e verdura saranno perfettamente sani per essere consumati con un rischio per la salute che è talmente infinitesimale da essere quasi irrilevante. Ovviamente il rischio zero non esiste, questo vale per qualunque cosa facciamo e qualunque cosa mangiamo. E non importa se utilizziamo prodotti, prodottini, lavaggi di vario genere e specie, il rischio zero è inesistente. C'è sempre un minimo livello di rischio, ma ripeto, nel caso di frutta e verdura casalinghi, lavati sotto l'acqua corrente e asciugati con un panno pulito, è molto molto basso, quindi praticamente irrilevante. Bene, per il momento io mi fermo qui, ti invito come sempre ad iscriverti al canale e a lasciare un like per non perderti nessuno dei miei prossimi contenuti. Noi ci vediamo alla prossima e mi raccomando, sempre carichi e motivati.